Buonasera a tutti voi dalla Watch and Crock da Marco Spedo, la puntata di oggi è 815 ed è con piacere che saluto anche eh, tutti voi, gli amici che ci seguono e le persone che ci vedranno per la prima volta, eh, Watch and Crock è a Milano e siamo presenti nel mercato dell'orologeria di alta gamma dall'89. Bene, saluto gli amici. Leonardo dall'Austria, Leonardo quando hai tempo se mi chiami ci mettiamo d'accordo, eh? come ti avevo detto a breve sarò in Germania per cui vengo dalle tue parti, Pasqualino di Genova, Pasqualino o Maragia, Pasqualino, eh, Pasqualino, vieni, lo sai che ti vogliamo bene, hai il caffè pagato Lorenzo di Lecce e poi i miei quattro amici storici Livio. Michael Angelo e Alessandro, al quale do un abbraccio forte, forte. Allora, ehm, stiamo cercando di spingere un po' sull'entrata di nuovi prodotti perché ho ripreso l'aggancio con un certo tipo di amici, clienti, collezionisti. Si sono resi conto che, contattandomi ormai dai tempo dei tempi, eh, quando è che cominciamo a vendere quando è che vuoi io, io vorrei vendere la mia collezione e io dicevo aspettate un attimo aspettate un attimo ma qui sono passati quasi con febbraio sono tre anni da quando c'è stata la bolla famosa direi che il mercato è questo se avete la necessità come alcuni di questi miei clienti collezionisti che devono diversificare l'investimento e eh, come dire monetizzare per non sbloccare altri investimenti che hanno e eh, qui lo devi fare se invece non avete la necessità di vendere vale sempre il mio suggerimento ricordatevi che l'orologio ha un potere fenomenale e quindi se è vero che c'è stata la fase down ritornerà la fase up e vedrete che il mercato Lentamente ma inesorabilmente tornerà a essere quello che era prima della bolla. Bene, allora io direi di partire già subito con gli orologi. A ah, novità delle novità per chi ci segue spesso: su 100 orologi che presentiamo in vetrina, 98 sono, sono dedicati all'uomo. Eh? Anche perché lo spedo ha sempre pensato erroneamente. Quindi... Qui mi cospargo il capo di cenere per i miei errori che sono pochissimi, però uno di questi è quello di aver presentato sempre pochi orologi da donna e Bando alle ciance qui abbiamo Royal Oak acciaio diamanti è un orologio di gran classe diametro 33, l'orologio in condizioni di pari al nuovo, un inusato, me l'ha portato una signora, quindi garanzia italiana, me l'ha portato una signora che eh, gli è stato regalato dalla, dal fidanzato, poi il fidanzato si è eclissato e quindi la lady ha deciso di venderlo. Portato pochissimo, è stato sufficiente mandarlo in laboratorio, dargli una lavata. L'orologio è in condizioni di pari nuovo, l'anno della garanzia 2012-2013. Quegli anni lì, prezzo 18.800 euro. Bene, giù l'Odemar, sempre il brand è Odemar Piguet. però oltre alla linea Royal Oak, che è l'icona, è il, il, il modello diciamo top della casa madre Audemar Piguet ha anche una linea classica in cui voi vedete qui giù Audemar veniva fatto il solo tempo il crono questo è un bellissimo oro rosa il diametro è un 39 quindi bello importante automatico vedete ore romane applicate questo è grande charme grande eleganza ripeto doppio vetro azzar quindi movimento a vista L'orologio eh, è incompleto, nel senso che non ha la sua la garanzia originale, quindi la garanzia del negozio, ed ha una scatola Audemars, una scatola piatta, eh, giusto per quelli che sono appassionati. La richiesta, 10.000 euro per il Jules Audemars. Un altro oggetto interessante, eccolo qua, Bulgari in titanio del 2021, è l'8, il modello. Questo è un cinturino caucciù come orologio sportivo molto interessante anche il suo prezzo, eh? 5.000 euro del 2021, questo è un orologio che ha questa particolarità, va tenuto stretto al polso perché le dimensioni sono importanti, però essendo un orologio sì di dimensioni importanti ma di spessore molto contenuto, vedete poi il doppio vetro zaffiro, movimento a vista, la solita onda di Ginevra sulla platina, va bene, 5.000 euro, completo scatto alla garanzia. Un altro oggetto sempre interessante è questo Parmigiani, Parmigiani per chi non lo conosce è eh, Atelier, alta orologeria svizzera. Cioè, per atelier si intende quei fabbricanti che come quelli più blasonati, diciamo Frank Muller, oppure Richard Mill, oppure ce ne sono tanti. Eh, questo signore ha aperto l'azienda verso il fine degli anni 90, 97, 98, e è atelier. Atelier vuol dire che. Fabbrica di manifattura e quindi i movimenti li fanno loro. Le casse le fanno loro, fanno tutto in sede. Questo è un crono flyback, anche questo doppio vetro zaffiro. Vedete che i tasti normalmente sono a destra dove il tasto sopra fa partire il crono, lo ferma e poi l'azzeratore è quello sotto, essendo a sinistra, è al contrario. Per far partire il crono si schiaccia il tasto in basso per bloccarlo di nuovo quello in basso per azzerare quello sopra. Orologio fantastico per quello che riguarda sia il numero di pezzi che sono stati fatti 50, è un flyback e quindi la cosa ancora più interessante è che questo è il numero 1 di 50. Il prezzo 13.500 euro. Sempre per i grandi artigiani atelier nell'altra giuria svizzera, Charles Gerald Charles. Allora, Gerald Charles questo è un modello che credo si chiami maestro. Ma chi era il maestro? Se siete appassionati di orologi lo sapete già, se non lo siete, vi dico che Gerald sta per Gerald J. Allora, Gerald J è colui quale ha disegnato negli anni precedenti, cioè a partire dagli anni 70 in avanti, tutte le icone dei vari brand. Per esempio, se parliamo di Patek, ha disegnato il Nautilus, se parliamo di Audemars, ha disegnato il Royal Oak, se parliamo di Omega, ha disegnato diversi modelli di Omega, bulgari, il Cassamoneta. Moneta. Eh, e altri, adesso non vi sto a nominare tutti, tutti però è una, una specie di dio greco dell'orologeria. Eh, Geralgetta è in assoluto qualsiasi cosa alla quale lui si è dedicato, mi viene in mente i WC, l'ingénieur, poi ma insomma tanti altri modelli, adesso tutti non mi vengono in mente, ma tantissimi. Quindi per maestro si tratta di Geralgetta, questa era il suo marchio, G eh, Gerald Charles era il suo brand, lui poi l'ha venduto negli anni 2002-2003, e comunque, ecco qui questo suo design particolare. L'orologio eh, ha la, la sua scatola originale, e ha una copia della garanzia. Comunque, il prezzo è consone all'insieme: 12.500 euro anche questo doppio vetro zaffiro ora siamo all'omega seamaster quasiale l'orologio è recente di produzione 2021 guardate signori questo orologio sportivo eh, vabbè avesse il bracciale è un alter ego del se della Rolex e Qualitativamente e sotto il profilo tecnico non ha nulla da invidiare a Rolex. Eh? La cosa interessante però è il prezzo, perché questo orologio completo scatola garanzia con un movimento coassiale. Il prezzo è 4500, si chiama Diver 300. E vi garantisco che è ancora più bello dal vivo di quello che state vedendo adesso in rete bene ok uh, Speedmaster la dimensione è quella del Reduce quindi parliamo di millimetri 39 L'orologio è Day Date come vedete eh? vedete a ore 12 il compasso in alto giorni del mese già giorni della settimana e in mesi mentre invece i giorni del mese sono Pointer Vedete che c'è una lancetta con la parte finale, una, quella indica i giorni del mese, ok? Quindi un calendario annuale. Il prezzo, 2200 euro, l'orologio è un 2016, ok? L'orologio è completo di tutto, scatola e garanzia. Sempre reduce, passiamo all'acciaio oro, sempre 39 mm, eccolo qua. Il crono stesso prezzo l'orologio è incompleto e cioè non ha la scatola garanzia costa come l'acciaio ok bene poi abbiamo un bellissimo IVC è un 39 di diametro l'UTC l'IVC UTC è un modello GMT vedete che indica quella finestrella indica le ore del doppio fuso orario, ok. O del GMT oppure AM o PM a seconda di come si vuole regolare, eh? c'è modo di regolarlo. È un doppio fuso orario, mettiamola così. Il prezzo: orologio completo 3.500 euro. Poi passiamo a Rolex Seedweller. Ragazzi fate attenzione, questo è il Cessidelli a ceramica, il primo che è uscito, 2012 l'anno, completo di scatola garanzia, condizioni top, condizioni alla watch and clock, ok? Noi abbiamo eh, la, come dire, cerchiamo sempre di comprare gli orologi magari un pelino più cari, ma di condizione ottima, ok? Questo perché... La nostra come dire, filosofia è quella di privilegiare la qualità. Quindi quando mi venite in negozio e mi dite eh, spedo però lo trovate a meno, eh, va bene, ricordatevi che non c'è nessuno che regala nulla. E quindi se volete la qualità, venite da me. Se volete il prezzo, andate pure dalla concorrenza. Non tutta, ovviamente, perché ci sono dei signori che... Sono come dire sintonizzati sulla nostra onda, ma la maggior parte, siccome c'è il magheggio del prezzo, ecco che vi fanno vedere il prezzo interessante, state attenti e cercate di valutare bene la qualità. Non che il, il, il collega sia furbo o meno, no, il collega compra l'oggetto in base a quello che paga, poi vende mettendo il suo ricarico. Ma se la qualità è un attimino l'orologio magari è stato sfruttato molto, ecco che cambia, o anche un po', però cambia completamente rispetto a un orologio che magari è stato messo da quel signore che la sera si toglie l'orologio, magari ogni una volta al mese lo lava, sono persone, eh, tu, e tu poi ti rendi conto se sono persone così, dall'esperienza che viene data dal fatto che quando questi signori vengono in negozio, hanno tutto, hanno persino il biglietto del tram che hanno usato quando sono andati a comprarlo. Ok, non sono uno psicologo, ma ormai l'esperienza mi fa capire chi ho di fronte. Andiamo avanti. Ah, il prezzo del, del ceramica Sidweller, prodotto per un anno e mezzo più o meno, 12.500 euro. Guardate che questo è un orologio molto interessante. Per quel discorso che riguarda, metto i soldi, acquisto un orologio che posso utilizzare e che nel tempo si rivaluta. Perché vi dico questo? Perché intanto faccio le trasmissioni che vanno su YouTube e fra un anno, due anni e tre anni questa trasmissione uno potrà vedersela. Quindi io fra tre anni avrò il piacere di sentirmi dire Spedo hai detto una cavolata oppure spero sei stato un grande. Però per vedere come sono e quello che è il nostro lavoro, voi potete già farlo adesso perché su YouTube avete la possibilità di andare a vedere a ritroso le trasmissioni anche di 8-10 anni fa. Ora passiamo al submariner acciaio-oro, incompleto, eh, a garanzia del negozio, l'orologio è un 91. Diciamo ricondizionato. Che cosa vuol dire ricondizionato? Vuol dire che l'orologio è entrato da noi un po' stanco, l'abbiamo ripristinato, abbiamo sistemato il bracciale che era un po' troppo, un po troppo slandro, quindi le maglie sono belle sane, eh, abbiamo cambiato l'inserto, abbiamo, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto per far sì che l'orologio fosse mettibile da chi lo compra come usato ma completamente ricondizionato con la nostra garanzia, l'orologio è perfetto, è stato controllato con i parametri delle nostre macchine per le alternanze e tutto, richiesta, l'orologio del 91 è eh, 7500 euro, quindi voi andate a vedere i prezzi che ci sono in giro e poi eh, capirete se questo è un orologio interessante per voi o meno. Altro oggetto di recente produzione 2020 2019 una no, roba così dei Just 41 mm la referenza è 126 300 uh, attualmente molto interessante per il pubblico il bracciale jubilee e questo ce l'ha completo di scatola e garanzia 8500 euro la richiesta dei Just 41 quadrante blu questo invece è nuovo Completo di tutto, scatola e garanzia, 9.000 euro. La referenza 126, 300, 340 blu. Voi direte usato 8.500, nuovo 9.000. Sì, signori, perché eh, tenete presente che fino a poco tempo fa questi orologi si vendevano sopra listino anche abbondantemente. Attualmente il mercato sta ritornando più sulle posizioni reali. Ed è per questo che il mercato lentamente ma inesorabilmente sta riprendendo, perché i prezzi sono, se fate attenzione, ritornati rispetto a un po' di tempo fa, anche un anno fa, molto interessanti. In realtà sono diventati normali come dov'è? Per capire se quello che sto dicendo io è vero, è reale, voi avete un modo semplice. Andate su crono 24 e cliccate per esempio su questo modello 126 300. Poi fate lo scroll, andate in fondo e avete il grafico. Questo grafico vi dà l'idea a partire dal 2018-19 ad oggi e vedrete che il grafico vi dà un prezzo che leggermente sale. Poi nel 2020-21 20, schizza, va su 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 su, e poi dal 21 inizio febbraio 22 crolla. Ok? E quindi eh, ecco che da lì capite: prima che schizzi, quello è il prezzo di riferimento, quello è il prezzo reale. Passati magari 3-4 anni poi può starci un incremento da lì di un 5-10% massimo. Non del 30-40% o 50%, ok? Spero di essere stato chiaro. Chi non avesse compreso le mie parole o non mi fossi spiegato io bene, mi contattate, voi avete lì eh, WhatsApp. Eh? Più semplice perché magari se mi chiamate sono impegnato, ma se mi chiamate, mi contattate su WhatsApp il 342 e poi mi mandate un vocale, a me fa piacere, non è che sono. Eh, che dico, eh, ma lei che maleducato! Il vocale. No, pratico, pratico, pragmatico, vocale. Mi dite, però questo, 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 e io vi rispondo al volo. E anche per me è mille volte meglio che rispondere scrivendo. Ok? Non è che sono pigro, è che nell'incedere delle cose che ci sono da fare durante la giornata, se mi rendete la vita eh, pratica, là sarò come dire. Uh, utile, ancora più utile per tutti voi, ok? Andiamo avanti e siamo ora. Il prezzo era 9000, è eh, del blu, l'avevo detto. milgauss anche questo: 116 400, sia questo col quadrante nero che col quadrante bianco. Sono i primi milgauss prodotti dalla, dalla Rolex, cioè le riedizioni. ok Le prime tre versioni erano questo col quadrante bianco. Eh, nero, poi quello con guarda è bianco e poi quello nero col vetro verde. Ora, nessuno dei tre è più in produzione, quindi vi ripeto, non vi sfinirò con questa cosa. Ma ogni prodotto di cui è stata smessa la produzione ha un valore aggiunto, quindi anche questi, sia il nero che il bianco se li trovate con i prezzi corretti questo è un orologio in condizioni eccellenti ricordo che il milgauss è quello che ha la campana all'interno se voi svitate il fondello non vedete subito il movimento ma vedrete una campana di protezione ok andatevi a vedere il milgauss dove vi sto a spiegare qual era la funzione principale detto questo 8500 euro la richiesta ora passiamo al tiffany 36 credo sia, sì, l'orologio è nuovo, la referenza è 126.000, quindi 126.000, 36 mm, nuovo, completo, eh, sono orologi eh, che sì, sono in produzione, ma se non li consegnano praticamente quasi mai è come se non lo fossero, ok? Nuovo, 13.800 euro. 16233 invece è questo Dayjust 36 mm vetro zaffiro, quadrante bianco latte euro romane applicate, completo di scatola garanzia, l'orologio è un 1990, ha la chiusura ovviamente a scatoletta e il prezzo completo di tutto, scatola garanzia, è 7500 euro. Un altro orologio in acciaio oro molto interessante ma l'oro non è giallo ma bensì rosa tant'è che viene chiamato ever rose la linea con acciaio e oro rosa oppure solo oro rosa tutto ciò che ha l'oro rosa viene chiamato ever rose la, la, il, questo è il boy 31 mm l'orologio è nuovo completo 10.500 euro questo orologio con la chiusura con Bracciale Jubilee, chiusura scomparsa per cui non c'è la scatoletta, ma si vede solo la coroncina Rolesium 16622 Yacht Master, eccolo qua l'orologio è 2002-2003, completo di tutto. Scatola garanzia è stato controllato, è perfetto, la macchina funziona benissimo, le condizioni sono da inusato, direi eclatante, il prezzo 9.000. 500 euro. 126.710. Allora, questo, lasciando perdere la, il famoso Daytona con la ghiera ceramica, quindi 126.500 prima 116, adesso 126.500. Ecco, a parte il Daytona che ha avuto ormai: fin dalla ripresa del, come dire, del mercato dell'orologio meccanico è sempre stato introvabile, questo è quello che ha avuto più successo di tutta la linea, mi viene da dire sportiva, eh? perché poi c'è per esempio lo Sky Dweller, il baciale Jubilee col 40 il blu eh, ha avuto molto, molto, un impatto molto, ma tra gli sportivi il GMT, questo ceramica blu e rosso, in assoluto top e soprattutto col bracciale Jubilee, che questo ha, quindi l'orologio è 2020-2021 nuovo, mai usato. Scatola e garanzia richiesta 19 euro. E qui siamo ora alla produzione precedente, quindi se il rosso e blu vi ho detto 126. Questo è un 116, qual è la differenza sostanziale? Ma la parte, la referenza viene cambiata perché è stato cambiato anche il calibro dell'orologio e non solo, lo spessore è diverso, ok? Quindi questo nero-azzurro è nuovo, completo e non è più in produzione. Per quei signori che mi dicono, ah, allora questo volendo potrebbe essere un orologio da investimento. Ecco, eh, qui io lascio, come dire, do la risposta: no, non è che non rispondo, però mi viene da dire, guardate come investimento ci sono, ma non sono questi gli orologi sul quale io, Marco Spedo, investirei, ok? Comunque l'orologio è nuovo, completo, non è più in produzione, per cui già il numero è chiuso. Quando dico numero chiuso è perché se hanno cambiato il modello, quello che è uscito, ed è uscito per quanti anni? Un po' di anni, ma non tanti, per cui non ce n'è. Quello che ne sono usciti 5.000, 10.000. Basta, non ce ne sono altri. Quindi, quindi l'interesse è in ogni caso importante. Perché comunque stiamo parlando di sportivo Rolex e stiamo parlando non di uno sportivo a caso. fosse l'Explorer 2 non vi farei tutta questa manfrina. Perché l'Explorer 2 piaciucchia, ma è il GMT. È piaciuto molto, certo, se mi chiedete ma tra il rosso e blu è questo, tutta la vita è rosso e blu. Ma questo ha il suo perché, come vi dicevo, è nuovo, pellicole, 20.500 la richiesta. Poi mi direte, eh, ma spedo, ma se io lo volessi comprare usato, usato, bello, non compri questo, se vuoi mettertelo al posto, compri un usato bello e il range di spesa è intorno ai 15, ok? Bene. Io vi faccio anche le domande di qui eventualmente, perché tanto, ragazzi, non è che eh, sono un mago, cioè io vivo di questo e le domande più o meno sono sempre le stesse, tant'è che anche lì, quando dicevo: Guardate, che io dopo cinque minuti parlo con una persona. Io capisco chi ho davanti, se sto perdendo tempo, se mi sta ciurlando nel mare perché ormai è 40 anni che ho a che fare con la gente e a fronte di una parola detta in un modo, io so già dove si va a parare. Perché vi sto dicendo questo? Perché sto cercando di, mentre vi presento l'orologio, sto cercando di medesimare in quel momento in cui ci sono che, che mi fanno domande. E che queste domande vengono riproposte nel tempo, quindi ecco perché vi sto dicendo, mi sto portando avanti. Faccio finta di avere qualcuno davanti a me che mi sta facendo eh, domande per capire. Okay? Bene, molto interessante è il GMT che vi sto facendo vedere. Eh, L'ho già detto tante volte, no? mi, eh, le prime volte che vedevo questo orologio. Questo è il Sultan GMT, poi c'è il Sultan Submariner, quadrante Champagne con rubini e zappi. Dice: Ma no, non lo voglio neanche vedere. Poi, però, ragazzi, questa è una luce un po' che spegne, ma se voi lo vedete dal vivo, questo orologio è ancora più bello. Erano cose che alcuni su YouTube mi scrivono: è eh, roba da tamarro. Non sono d'accordo, poi forse perché sono invecchiato. Ma sono cose che una volta io non avrei considerato. Oggi invece mi piace molto. Mi piace questo, come mi piace anche il Submariner. Comunque, la richiesta del GMT è di 14.500 e del Submariner è allo lo stesso prezzo che ho qui, subito dopo, se non sbaglio. Eccolo qua. Ecco. Particolarità del Submariner, più intrigante del GMT, anche se il GMT, tutto sommato, eh, ha una, come dire, essendo un GMT, ha una, una modifica tecnica. Questo è un solo tempo, però però di accattivante cosa. Intanto, a molti piace di più l'abbinamento zaffiro a ore 6, 9, 12 con la ghiera blu. E come dire, il fatto che il quadrante è leggermente virato. Se voi guardate, me li inquadri tutti e due se riesci con lo zoom, no, non con lo zoom. Con, eh, Farli vedere un attimo, ecco, vedete che quello a destra è un po' più vivo di quello a sinistra, non è che sono uguali, come punto è lo stesso, ma è il tempo che ha lavorato e ha come dire fatto virare il colore del quadrante. Che cosa rende questo? Dà una unicità all'orologio. Se voi parlate con gli amanti del vintage, e comunque qui stiamo parlando di orologi anni 90, eh, non è che stiamo parlando di orologi ieri, Quindi, sono orologi che comunque hanno 30 e passa anni. Siamo già proiettati. Quali sono gli orologi del vintage? Gli orologi del vintage? Generalmente sono da intanto dai 40 anni in su, in linea di massima, però dipende perché. Se, per esempio, il Daytona, il Daytona eh, è stato ha montato il Movimento Zen fino al 2000, dal 90 ma che anni erano? Dall'89-90 fino al 2000 e quindi no? lì sono 10, prima sono 35 anni e già roba, rientra già nel vintage il Daytona col movimento Zenith, eh? 16-220 per intenderci. Comunque torniamo a bomba, stesso prezzo del GMT, 14.500 entrambi con scattole garanzia originale, diciamo tutto quello che serve per rendere l'orologio accattivante. 116 610 LN. Questo è il Submariner, anche lui non più in produzione. È un alter ego, diciamo che è della stessa produzione di Algemeti Nero -Azzurro. Orologi non più in produzione. L'orologio che viene prodotto oggi è 126 e non 116. Il diametro è un 41 e non 40. Questo è nuovo. La richiesta è 14.000. 16610 LV del 2009. Quando io dico RRR vuol dire che l'orologio è con i numeri nel Rio quindi non c'è bisogno di smontare il bracciale e sulla cassa una volta era così, ok? Fino al 2007-2008, dopo poi hanno cominciato a mettere questi numeri nel Rio. E la cosa è diventata più interessante anche e eh, lo rende un attimino più. Questa fa parte della produzione dal 2003 al 2010. E come tutte le produzioni short di 7 anni, 8 anni, 10 anni, però le produzioni in generale, sono interessati i primi prezzi prodotti, pezzi prodotti e gli ultimi pezzi prodotti. Questo rientra quindi, cos'ha? RR vuol dire che ha la carta di credito come, come garanzia poi ha i numeri nel Rio e quindi le cassa, la cassa senza fori, ok? L'orologio del 2009, nuovo, richiesta, su richiesta, il prezzo su richiesta. Non mi voglio far ridere dietro, però ma spero sei caro. Ragazzi, io l'ho comprato in tempi dove le cose costavano. 1660 si dweller con le pellicole del 2008 garanzia dovrebbe avere la carta di credito a... sì, carta di credito non ha i numeri nel Rio perché il sea non l'ha mai avuto il Sea-Dweller alla scritta aveva altre scritte quindi era impossibilitato da questa cosa 15.000 euro l'orologio nuovo con pellicole la referenza a 5 cifre già dovrebbe dirvi Qualcosa, eh? Ovviamente non è ceramica, però è molto interessante. Ok, 116 520. Le burla giò, le burla giò, le burla giò. E io guardavo un'altra cosa mi sono reso conto ah, che a miseria lo spedo quando mette a posto un orologio. Quasi, quasi ci siamo, eh? non ancora perché poi vedi i riflessi, preferisco mettervelo un po' più dritto, cosa dite? Più di, qua. Più di là, eh? più di là, più di qua, più di e su, qua. più di giù, più di là, più di qua. Vabbè dai, lasciamolo così perché se sennò... no... Allora, orologio è un Chroma Light 116-220, l'anno è 2015, condizioni. Pare al nuovo la richiesta 22.000. E ora siamo sull'offshore. Guardate, eh, questo offshore fa parte della serie, della prima serie degli Odemar offshore, le condizioni sono eccellenti. L'anno è 2005, è completo di scatola garanzia. Il prezzo di questo orologio è 21.000 euro. Quindi offshore, Royal Oak, il crono in acciaio, quadrante blu. La referenza è 25.721. Voi vedrete che ci sono degli orologi di questo periodo che hanno già il quadrante un po' virato. Un po'... Questo è perfetto. Va bene, proseguiamo sul 35 mm, referenza 4100 e già questo dovrebbe dirvi qualcosa. L'orologio è andato in Odemar e ha fatto un service. La casa madre, diciamo che quando tu mandi un orologio dove il fatto di essere coevo ha un valore X, se lo mandate alla casa madre, la casa madre se ne frega del fatto che un orologio, se gli lasci sui pezzi originali, vale di più di un orologio che è stato sistemato con pezzi di fornitura. Rimane il fatto che loro se ne fregano e tu che hai mandato l'orologio, questo è un mio cliente che l'ha fatto, perché è un signore, è un signore molto preciso e meticoloso per cui dunque l'orologio è diametro 35 quindi un alter ego del, della versione 36 che è stata prodotta subito dopo particolarità lo vedete nel quadrante gli index sottili e lunghi e danno una certa linearità e lo rendono nonostante sia 35 sembra più grande del 36 il prezzo di questo orologio con la documentazione di Odemar Piguet 22.000 euro. Cos'è che avevano cambiato? La clasp. Nell'Odemar, nell che state vedendo, ecco, parlavo appunto di queste cose che vi dicevo che loro, eh, quando tu gli mandi un orologio, non lasciano su il pezzo originale. E nel caso di questo orologio, che è completamente coevo, tranne la clasp, e cioè la deplo interna che è stata sostituita, dovrebbe avere il binarietto e invece ha la pistilizzata perché per loro così funziona. ok Questo rende l'orologio, sotto il profilo collezionistico, un pochettino meno interessante. La cosa. Bella però è che la testa, che è la cosa che vale di più dell'orologio, è perfetta e coeva. Ok, il bracciale anche. L'unico problema è la clasp. Ok, spero di... io vi do delle indicazioni poi. Comunque, ragazzi, se ci sono dei dubbi, se ci, mi contattate, io vi spiego. Eh, oddio, io vi spiego non esagerare. Io vi dico qual è la problematica. Io non è che voglio fare il maestrino, eh. Vi do delle indicazioni, correttamente, perché tanto preferisco non avere rotture in un secondo tempo. Quindi io ho imparato a dire le cose come stanno subito. Tanto ogni oggetto ha il probabile polso che lo metterà. Mi viene da dire questa cosa, soprattutto sugli orologi precedenti che vi ho presentato, soprattutto la prima parte, quella con... La fascia di prezzo sotto i 10.000, dove a dirvi 2.500-3.500 viene da ridere perché mi sono dimenticato di dirvi: andate a vedere cosa comprate oggi con 2.000 o 3.000 euro, ok? Comprate degli Hamilton, comprate dei dei Revue, comprate delle cose che sono tisso, sono delle cose interessanti, ma non a livello di brand come omega, ok? Quindi quando vedete gli oggetti, quando dovete fare una riflessione anche, ma io con quello che mi sta chiedendo 3.000, 5.000, cosa compro in alternativa? Perché quello è importante, ok? Poi voi dovete tenere sempre presente che noi cerchiamo di prediligere gli oggetti che poi quando voi vendete portate a casa dei quattrini. Che è vero. Nel tempo molti di voi mi hanno detto, ma mia, non me ne frega niente, io, a me piace, lo compro. Ecco, ma se tu sai che se lo compri, poi sai che fai, non dico un bagno di sangue, ma piangi un pochettino, lo sai prima. E io mi sono reso conto che facendo così, spesso, non dico, no, non spesso, qualche volta, non spesso, ma te l'avevo detto. detto, lo prendi e ti fai del male ed è diverso, e questa è una cosa che il pubblico apprezza ed ecco perché sto dicendo questo. 71-18 è come dire un qualcosa che serve per farvi capire che è inutile. Una volta c'era questa cosa del il commerciante furbo, l'estofante, oggi voi avete tutti gli strumenti per ammazzarla un commerciante che non è forte. Qualcuno ci ha provato anche con me, perché magari io sono un po' nudo e crudo, io vado giù dritto, dico quello che penso, e c'è quello che dice adesso te la faccio pagare e mi va a scrivere magari la recensione negativa, tutte cose che sono cattive, no? perché io semplicemente sono come... Ma io non è che lo faccio perché voglio litigare, io dico quello che penso e lo dico in onestà, poi se c'è la persona davanti a me che dice le cose che pensa in onestà e mi fa capire che sto dicendo una sciocchezza, io faccio anche il passo indietro, eh. sono capace anche, udite, udite, di chiedere scusa, e l'ho fatto, eh. saluto il mio amico del eh, il GMT, il calibro 31.86, un abbraccio caro. Perché poi tu sei stato, sei stato un brillante, che io ti ho detto, ma Crippio, c'è la testa dura E avevi ragione te, quindi non sei stato uno come me che io ti ho detto, eh, ma allora sei proprio un Piero, non vuoi capire. Eh? Mi hai detto, no, Spedo, controlla bene, e in effetti avevi ragione te. E quindi scusa, ed ecco la dimostrazione che lo Spedo sa anche chiedere scusa. Andiamo avanti con il 7118, quadrante blu, nuovo, questo l'ho comprato prima del Covid, molto prima, sapevo che era un orologio ne avrebbero consegnati pochi perché avendo la gola profonda in patecche ogni tanto mi danno le dritte ed ecco perché ragazzi questo ne è come dire vi colgo l'occasione per dirvi seguiteci perché va bene posso essere interessato posso essere un piscato però io delle indicazioni ve le do e siccome io sono in una posizione privilegiata eh, e lo dico anche a quei signori che mi contattano e mi dicono, eh, ma io non sono un commerciante. Eh, bravo, ti devo dire, pirla, stai contattando, contattando me, vuoi che non sia... Io sono un commerciante, se ti dico una roba non è che devi tanto polemizzare con me. Cioè, io ti dico questo, poi tu, quello che io ti dico, se è opinabile, te la tieni, vai con la tua opinione e te ne vai da un'altra parte. Io, grazie a Dio. Ho clienti da quando ho aperto il negozio per cui ho cercato sempre di usare questa testa. A molti piace, a molti no, ma insomma. Comunque, 50.000 euro la richiesta per il 71.18 Nautilus, mentre sempre. Dunque, 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 dunque. Sì, mentre qui abbiamo il. 5711, calibro 315. Mi chiama un signore e mi dice, salve, volevo, volevo informazioni sul suo orologio. Vabbè, io dico che informazioni vuoi, vabbè. Qui ricordo che questo orologio è stato prodotto con tre calibri diversi. Il primo era il calibro 315 ed è questo che ho io. Poi c'è il calibro 324, che è stato quello prodotto per diversi anni, una decina più o meno. Nell'ultima fase, nell'ultimo anno, c'è stato il calibro 330. Il calibro qui è stato fatto per sei mesi. Venendo io dalla scuola vintage, ho imparato, e mi è stato detto, ma vale per tutti gli orologi, che un modello che è un'icona, e questo lo è, se nella produzione, in cena alla produzione, sono stati cambiati, e fatte delle come modifiche o il movimento o quant'altro, ogni modifica si parte, e questo è un aiuto che danno i forumisti, i chattisti, MK1, MK2, MK3 vuol dire il primo prodotto è l'MK1, quello che ha subito una modifica è l'MK2, ok? E questo è l'MK1. Allora mi dice, eh, ma lei eh, che prezzo? Io, siccome io so che cosa, che cosa ho qua in mano, e evidentemente qualche collega non lo sa, oppure l'hanno comprato bene, hanno tirato il collo a chi l'ha venduto e quindi lo propongono a 90.000 euro. E vi ho detto, guarda, c'è un mio collega che lo vende, non lo conosco bene, eh, perché poi sono tutti quelli deluxe, no, com'è che si chiamano? Eh, luxury, ce ne sono 200.000, di lui. Comunque, vabbè. E questo lo vende a 90.000. E ha il calibro... Questo c'è scritto 2008 e dice Calibro 315, quindi bisogna fare un po' attenzione. Ma se credo sulla garanzia, basta vedere se c'è scritto Calibro 315 va bene. Gli dico compralo da lui, chiedi a lui il prezzo, perché io il mio, io quella cifra lì non te lo faccio neanche vedere. Ok? Quindi lo spedo è così, non è che c'è tanto. Io dico quello che penso anche alla Tafazzi, perché tutto sommato. Teoria ho perso una vendita, okay? ma non me ne frega niente perché io so cosa ho in mano e so anche che è un pezzo che ha un valore notevole. Comunque di fatti, non ve lo dico quanto, lo chiedo. io ve lo faccio vedere, vi dico che calibro 315. Tutti quelli che vedrete normalmente in giro sono calibro 3,24. Tutti MK2. Andiamo avanti sull'Aquana. L'Aquanau 5167 è quello richiesto in alternativa alla, alla... Non lo prendo in mano, ma no, dai. Dai, per questa volta lo prendo perché è così. Eccolo qua, ve lo faccio vedere bene. L'acqua è nuovo, è completo, è essenziale, minimalista. Eh? 2018 nuovo completo, 55 euro la richiesta. Proseguiamo sul Frank Muller, eccolo qua, il crono. Allora, vediamo se riesco... Ecco, però devo fare attenzione perché poi ci sono i riflessi. Allora, Frank Muller è un master calendar, è un calendario annuale, vedete? Nuovo, in oro rosa, è carica manuale, il prezzo 14.500 euro. Saluto il mio amico Marcello. Marcello, come vedi, eh? siamo qui. Andiamo ora su Cartier Ballon Bleu. Il Cartier Ballon Bleu è un orologio nuovo, diametro 42, completo, 4900 euro, il prezzo del Cartier Ballon Bleu. E qui arriviamo adesso a un'altra icona. Quando io parlo di icone, eh, l'ho già detto tante volte, però siccome mi sono reso conto che qualcuno di voi dice ma non capisco allora Tagoyer Monaco la Tagoyer fa diversi modelli mi viene in mente l'Ottavia poi mi viene in mente il uno era il Monaco e quell'altro tondo cos'era? Di... Eh? il Carrera, giusto? ecco non mi veniva Carrera e poi questo, però, però l'icona e cioè tu vedi un modello, tu pensi ah, Tagoia il Monaco. Tagoia, Monaco, proprio. E questo è molto interessante, è una serie speciale, quindi stiamo parlando dell'oggetto di Tagoria più interessante, automatico di forma. Vi ricordo che non sono tante le case che fanno oggetti importanti così di forma. Questo è un crono. Il eh, si chiama Dark Lord. È in titanio, titanio nero, è nuovo e la richiesta è 6.800 euro. Ovviamente essendo nuovo il listino è nettamente superiore. Quindi quando noi abbiamo qualcosa da presentare di particolare è ovvio che dobbiamo presentare con un prezzo che deve essere accattivante. Okay? Per quel, ritornando all'icona, se devo parlare di icone mi viene in mente... Ecco, prima abbiamo fatto vedere Royal Oak all'inizio, Royal Oak è un'icona, eh, eh, il reverso eh, di Jäger Le Couture, è un'icona del marchio Jäger, eh, Royal Oak del marchio De Mar, eh, che ne so, eh, avete visto prima il Nautilus, il Nautilus è un'icona di Patek ok? Queste sono le icone, il Casablanca Chrono di Frank Muller è un'icona e via dicendo. quindi sono quegli orologi che sono più identificabili con il marchio. Andiamo avanti. E siamo ora al portoghese. Ecco un'altra icona. Il portoghese DVC è un orologio storico. Eh, gli DVC sono tanti, ma diciamo quelli che hanno più sono gli sportivi, i militari e il crono. Questo di dimensione 44 mm ed è fatto come venivano fatti negli anni 60. Gli orologi sulla cassa acciaio avevano le ore dorate, eh? le ore gilt. Comunque, nel caso specifico queste sono applicate per cui non sono... L'orologio è completo di scatola e garanzia in condizione di nuovo 4.800 euro. Ecco, molto interessante è questo Omega Master Chronometer, orologio acquaterra. La linea è acquaterra con movimento coassiale, vetro zaffiro è nuovo, è completo e ve lo proponiamo a un prezzo molto interessante, 4700 euro. Questo è un orologio che sotto il profilo rapporto, diciamo, qualità, brand e l'oggetto in sé. Io Ve lo suggerisco, poi ovviamente siete voi che decidete, ma è un orologio molto interessante. È tipo un day just della Rolex, eh? solo che ha questa particolarità: intanto è coassiale, ma, ma poi costa la metà di quello che costerebbe un day just. Okay? Ecco, Un altro orologio interessante è questo Omega Dynamic a queste ore che richiamano le ore breghe vagamente vagamente devo fare attenzione quando parlo perché ci sono i chattisti forumisti che mi hai detto una cazzata Dai, io, io la vedo un po così comunque è rilevante orologio molto interessante è automatico eh, è nudo e crudo cioè come lo vedete omega crono a 1500 euro qui terrei, a 1600 euro terrei sempre in considerazione il fatto di cosa comprate con 1600 euro? Eh? Con 1600 euro vi ripeto: comprate un Hamilton, ok? E tra Hamilton e Omega c'è la differenza che c'è tra un aereo e una bicicletta. Proseguiamo. Ti mi sette di là. Ma che pietra di paragone fa qua, Vabbè. allora? Interessante della linea Tudor, questo P01 orologio, è nuovo 2022. La richiesta. 3.000 euro. Ecco, vedete che ha il cinturino pelle. Vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua. È genere militare molto accattivante. Va bene. Le lancette sono richiamano la rosa. Saluto l'amico della rosa perché poi c'è l'amico invece della snowflake e poi c'è l'amico del Gladio. Va bene. E abbiamo tutti gli amici delle chat. Prezzo 3.000 euro. Andiamo sul Black Bay 41 mm del 2021, nuovo, completo. Eh, se voi vedete, ma ve lo lascio scegliere voi se qua sulle ore quella è una rosa stilizzata oppure è il snowflake. Va bene, li lasciamo litigare tra di loro eh, gli amici dei vari forum. L'orologio nuovo completo a 3800 euro. E poi gli ultimi due orologi di oggi che li presento sempre in velocità: terra, cielo, mare, il Milano Classic manuale solo tempo, lo vedete, quello che compassa ore 6 a 1000 euro, scatola garanzia, e il crono a 1200, però automatico il crono, eh, non manuale. Ok? Ecco. Questi erano gli ultimi due oggetti di oggi. Ricordo nel frattempo che noi acquistiamo orologi. Amici, se voi volete contattarci via Whatsapp e poi magari come abbiamo fatto con altri ci si vede, eh, saluto l'amico da Roma che mi viene su, ci dobbiamo vedere un paio di volte perché gli orologi sono diversi. Saluto anche l'amico che è venuto, si è presentato con la valigia e con gli orologi dietro. Non fatele queste cose, il mio amico, io gli voglio bene, ma, ma mi ha fatto tenerezza perché io dico ma puoi andare in giro con la valigia, con gli orologi, le scatole dentro, in questo mondo di oggi dove tu entri e esci da un'orologeria un e tutto, ti vedono con la valigia, ti danno la botta in testa e te li portano via. Allora ecco che vi suggerisco di non fare così. Abbiamo Whatsapp, abbiamo, ci, contattiamoci, poi le foto e tutto, e poi ci organizziamo. Guardate che se la montagna non va da Maometto, è Maometto che non va, era il contrario, ma fa niente, Maometto che va alla montagna. Nel caso specifico voi siete Maometto, ma qualche volta lo sono io, quindi voi contattateci, perché ci sono dei signori, che non è che poi magari hanno 30, 40, 50, io ho quell'amico Leonardo che ha diverso, c'è una collezione pazzesca, ma come fa da, dalla Germania, dall'Austria, dove cavolo è, a, a, a andare in giro? No, non può, sono io che devo andare da lui, ok? Questo era il concetto e eh, quello che vi volevo dire poc'anzi. Quindi comunque tutti gli orologi che noi ritiriamo da voi entrano nell'iter, il il l'iter è il seguente, gli orologi, vanno, gli orologi vanno in laboratorio e vengono lavati, lucidati quando c'è bisogno di lucidarli la lucidatura però l'ordine tassativo è minima perché nel caso degli orologi sportivi d'acciaio ho già detto tante volte hanno una protezione questa protezione poi se tu lavi l'orologio con acqua e sapone e poi l'asciughi, vedi che ti ritorna nuovo ma se tu lo lucidi questa protezione se ne va e quell'effetto lì di nuovo dopo averlo lavato se ne va quindi anche noi dobbiamo stare attenti a tutte queste cose, cerchiamo comunque di fare del nostro meglio e vi aspettiamo alla prossima puntata, un saluto da Marco, Spedo e dalla Watch Club. Buonasera a tutti voi.